Ma noi siamo certi che se avessimo vinto 5 anni fa, noi avremmo già i cantieri aperti del passante di Genova. Noi avremmo i cantieri già aperti del terzo valico. Li abbiamo inaugurati la settimana scorsa venendo qui a Genova. Perché in questi 5 anni il comune, la regione hanno tenuto tutto fermo. Il candidato presidente di regione che dice che vuol fare e vuole rilanciare questa regione, nel 91 era sindaco di Genova. C'era un altro mondo, c'era, si dice, un'altra repubblica. C'erano già i finanziamenti per il passante di Genova. Non fu fatto e Burlando era sindaco di Genova. Questi sono fatti, non sono battute da campagna elettorale. Perché non l'ha fatto? Perché Burlando è un masochista? No, non l'ha fatto perché, anche se lo avesse voluto fare, non lo poteva fare perché la sua maggioranza non gli permetteva di farlo. Questo è il nodo, quella è una coalizione di potere che è divisa su tutto e quindi non può fare l'interesse dei cittadini liguri. Questo deve essere chiaro a tutti voi e spiegarlo all'esterno. Ma come possono mettere d'accordo Monteleone, che pur con qualche difficoltà è sempre inginocchiato nei valori del rispetto, della vita, della famiglia, ma come lo possono mettere d'accordo con quello della sinistra libertaria ecologista che vuole l'aborto libero? Come è possibile pensare che possano fare una politica sociale della regione equilibrata? Non ne faranno né una né l'altra, perché sono vincolati da una differenza enorme tra di loro. E così questi della sinistra ecologista, che hanno già fatto dichiarazioni che non solo non ci vogliono le centrali, ma non vogliono neanche l'eolico, cioè ci vogliono tutti al buio. Vogliono che il nostro futuro sia dei pascoli verdi dove siamo tutti morti di fame, non dove cresce l'economia del nostro territorio. Come può metterli d'accordo con gli estremi dall'altra parte? Questo è il limite enorme di questa coalizione. E con una coalizione di questo tipo la Liguria non cresce. E allora, quanti cittadini riusciremo a raggiungere? Le campagne elettorali sono fatte per questo. Ma è difficile. Alcuni studi dicono che la miglior campagna elettorale del singolo candidato raggiunge fra il 30 e il 40% degli elettori. Gli altri elettori si formano una opinione attraverso i media, giornali, televisioni, si formano un'opinione sulla fiducia che una coalizione mostra. Ecco perché talvolta mi sono inquietato quando c'è stata qualche piccola sbavatura di differenziazioni tra di noi. Noi, siccome siamo squadra omogenea, non dobbiamo evidenziare la piccola pagliuzza. Guardate loro che sono divisi in tutti i modi e cercano di nascondere delle diverse ideologie addirittura tra di loro. Noi siamo una squadra compatta, siamo una squadra unita. Abbiamo deciso il candidato nostro 6 mesi fa. Non c'era nessun candidato ancora in nessuna parte d'Italia. Lo abbiamo deciso tutti insieme a Varazze, vi ricordate, con gli stati generali della Liguria. Abbiamo impostato in questo modo la nostra campagna. Abbiamo cercato di fare liste aperte, abbiamo candidato gli uscenti, li abbiamo messi in ordine alfabetico, qualcuno si è arrabbiato, perché mi sembrava giusto mettere tutti nella stessa parità, quelli che si candidano nuovi con quelli che sono uscenti. Per quello che può contare era un simbolo di squadra, di senso di squadra. Abbiamo fatto delle liste molto competitive, non c'è nessuno dei nostri che ha da vergognarsi di nulla, anzi passeggia per la strada fiero della sua vita, della sua famiglia, della sua personale storia. Abbiamo una squadra che farà ancora meglio di quello che ha fatto fra il 2000 e il 2005. Sandro ha fatto anche l'esperienza parlamentare, quindi ha acquisito anche questo tipo di esperienza. Ognuno di noi è cresciuto, io sono cresciuto, tutti siamo cresciuti. Perché l'esperienza della vita, le difficoltà della vita, il conoscersi meglio tra di noi ha fatto sì che siamo tutti cresciuti. Siamo nelle condizioni ideali, vincendo la Regione Liguria con il governo amico, di poter far fare un grande salto al nostro territorio. Ecco, sono queste le differenze. Noi vincendo abbiamo coesione, governo della Regione Liguria,
abbiamo coesione di vicinanza, di amicizia, di rapporti ormai stretti, di essere una cosa sola. Loro, vincendo, sono nella impossibilità di governare la Liguria per le differenze che hanno. Basterebbe già questo per convincere gli indecisi, se viene bene spiegato. Questo è quello che io vi chiedo di fare ad ognuno di voi in questo mese che manca, perché il tempo è poco, un mese e una settimana, quindi il tempo è poco. Noi porteremo Berlusconi a Genova, troveremo il modo migliore per portarlo qui, perché ahimè, con tutti i matti che girano, dovremo trovare delle condizioni possibili. Sto pensando ad un programma insieme a Sandro. Berlusconi mi ha già dato la sua disponibilità perché ritiene la Liguria un punto fondamentale. Ecco perché noi siamo tutti qua, tutti uniti, senza che nessuno continui a fare i giochetti, quelli che oggi qualcuno ha detto bene, che da tutte le parti ci sono cretini e ci sono quindi anche dentro di noi. Questi cretini che abbiamo dentro di noi li cerchiamo di tenere tranquilli in modo che non facciano dei guai e non contaminino gli altri. Noi per la grande maggioranza non siamo cretini e siccome non siamo cretini abbiamo un interesse comune che è chiarissimo. Vincere la Liguria interessa prima a me e poi a Sandro. Vincere la Liguria interessa a tutti voi che lavorate con noi in questa regione. Vincere la Liguria interessa soprattutto ai Liguri per poter avere un futuro per i nostri giovani che hanno e vogliono avere possibilità di crescita nel nostro territorio. E siccome siamo un popolo concreto, noi non possiamo che essere sinceri nel fare queste affermazioni. E quindi ci muoviamo in questo modo con il massimo della disponibilità, con il massimo dell'altruismo, con il massimo della vicinanza alla gente. Quindi vi prego, andate a piedi, andate insieme alle persone, se vedete che quando avvicinate un elettore, questo ha già scelto di votare per il PDL e ha già scelto di votare per Plinio, ditegli che va bene, non cercate di cambiargli il voto con un altro. Invece quando andate da un'altra parte e ne trovate uno che vuol votare per la sinistra, lo prendete, gli offrite un caffè, ci ragionate e provate a spiegargli quello che voi sapete e quello che vi ho detto adesso io per cercare di convincerlo. E se ne trovate uno indeciso, vi ci perdete anche due giorni per convincerlo sulle nostre buone ragioni. Io voglio tornare qui da voi, ci vedremo ancora in questo mese molte volte, ma voglio tornare da voi per fare una grande festa di vittoria della Liguria. È un interesse di Sandro, è un interesse mio, è un interesse vostro, ma è un interesse di tutta la Liguria che possa andare avanti. Non vogliamo questa Liguria grigia, triste, che in qualche modo porta anche male. Noi vogliamo una Liguria che porti bene e che ci faccia crescere su un futuro radioso per noi, per le nostre famiglie e per i nostri giovani. Viva Sandro Biasotti, viva il popolo della libertà!